Ciao, amici e amiche, sono qui super gasata per registrare un video fighissimo, fighissimissimo, che si intitola Tag lo strano cocktail. Ta-ta, lo strano cocktail. Questo tag è stato ideato dalla loffa, loffina, loffissima mia adorata, e la giribaldona, giribaldissima, è pronta subito a intervenire qui nel caos micidiale. Che è già trash, basta guardare il caos che c'ho qui e già siamo nel trash più totale perché io sono trash e non me ne può fregare che de meno. E quindi eccoci qua per fare, vediamo dove c'è meno caos, vediamo un po', da nessuna parte, il caos è totale. Per appunto girare questo video che si intitola appunto Lo strano cocktail. Grazie, grazie Stefi, lascerò nell'info box il video della Stefi, ha taggato una marea di persone, tra cui ha taggato anche me. Grazie che ti sei ricordata, se non ci sarei rimasta veramente male perché queste cose mi fanno impazzire. Già i capelli sono super trash, guardate che colore. E quindi possiamo, con tutta la trashaggine del mondo, iniziare. Allora, questa è una sorta di challenge, diciamo, ci sono delle prove da superare. Se non si superano le prove, si deve preparare un mega cocktail fantastico, exotisch and erotisch, exotisch and erotisch, dun din dun din din dun, e poi berselo. Io già mi sono portata qui sotto in cantina, vedete? Così, trasportandolo sulla testa, mi sono portata tutti quanti gli ingredienti per preparare questo meraviglioso cocktail. Iniziamo subito con la prima prova. La mia, sto telefono mi sta facendo sclerare perché è appeso qua. Allora, prima prova. Los. Ripeti questo scioglilingua in inglese senza fare errori. Allora, se ci sei riuscito, aggiungi latte o succo di frutta. Se non ci sei riuscito, aggiungi olio e aceto. Io già mi sono portata l'olio perché tanto l'inglese non lo so, quindi non ci provo neanche, Stefio, ci provo. Ci provo. If two witches wore watches to watches, which witch would watch which watch? Ma che è sta roba? Boh. Traduzione. Se due streghe guardassero due orologi, quale strega guarderebbe quale orologio? Anche in italiano mi sono sbagliato. Benissimo. Allora, tiriamo subito fuori da qui il bicchierozzo per iniziare il mio cocktailozzo. Allora, in questo caso, dato che ho sbagliato, posso aggiungere o aceto o olio. Siccome io ho la gastrite, se mi bevo l'aceto muoio proprio, ci rimango secca. Allora mettiamo un po' di olio. Eccolo qua, come potete vedere, l'olio di Real. Facciamo anche pubblicità. Real Qualität Fruchtiger Geschmack Natives Olivenöl Extra. Ok, allora l'olio è qui nel bicchierozzo e andiamo avanti con la seconda prova. Metti come copertina di questo video un personaggio ridicolo a tua scelta, ad esempio Carlo Magalli, Muniz o la figa nel culo, cosa? La riga sul muro? Poi Muniz, Barbara D'Urso, Pippo Franco, Maurizia Paradiso, Pierino, Flavia Vento, eccetera, eccetera. Scegli tu. Io infatti non metterò nessuno di questi, ho già pensato di metterne un altro e niente. Allora. Dunque, e metterò ovviamente in copertina, ci sarà la sorpresa, anzi voi già lo sapete perché avete già visto il video. 3. Spalmati del cioccolato dove vuoi e leccalo. Se lo fai, aggiungi un biscotto sbriciolato o del miele. Se non lo fai, aggiungi una spezia a tua scelta tra paprika, pepe, origano e ariosto. Vabbè, lo faccio. Io cioccolata non ne ho, è rimasta un po' di vecchia nutoca. Finita perché i miei figli la massacrano, vedete, non c'è più quasi niente, ma ecco qua. Allora, vediamo quel che riesco a racimolare. Eccotelo tiè! E me la vado a mettere qua. Facciamo dei bei baffettini e baffettoni. Oddio, ragazzi, che schifo! Oddio, che schifo! Oh, già mi fa schifo a me la Nutella. Ah. Nah. Nah. Loffa, ma perché?
Ok. Mi arrendo, non ci sono riuscita. Scusatemi perché è proprio una cosa che mi disgusta. Aspettate un attimo. Allora, mi sono tolta i baffoni, però ho visto che nella 2 mi ero scordata di aggiungere ciò che dovevo aggiungere e quindi lo zucchero. Mettiamo un po' di zucchero, di canna, perché lo zucchero bianco non mi piace. Quindi mettiamo lo zucchero di canna, che è anche buono per fare lo scrub, ne è vero. E andiamo avanti. Allora. Quindi al punto 3, quello dei baffi, i baffi di cioccolata che me li sono leccati con tanto ardore, metti del biscotto sbriciolato o del miele. Allora, biscotti non ne ho, però in compenso ho i cornflakes, quelli fasulli del discount. Prendo un po' di cornflakes e vi faccio vedere che li sbriciolo qua dentro. Boh. Madonna mia, che schifezza ignobile. Ecco qua. Vedete? Gnau, gnau. Cornflakes qua dentro. Poi, 4. Infilati dei calzini nelle orecchie e imita un cane. Ok? Non è un problema. Wir machen es. Lo facciamo. Sono calzini sporchi di mio marito che ho trovato sotto il letto. Che puzzano di piedi con le ragnatele, allora imitiamo un cane. Ecco qua, vedete? Anche Mr. B lo faceva in un video. Ok, e anche questa l'ho fatta. Quindi, cosa devo fare? Aggiungere del ghiaccio o acqua? Benissimo, allora, ghiaccio non ne ho. L'ho tutto consumato per l'Ice Bucket Challenge e allora ecco qui l'acqua. Acqua San Benedetto, la rondine sotto il tetto. Sentite l'acqua? Oh, che schifo, sempre più schifoso, guardate. L'olio che sale a galla. Morirò. Morirò quando si tratterà di berlo. Madonna mia. Allora, prova numero 5. Gettati un cucchiaio di farina in testa e canta una canzone. Oh my God. Lo fa, che te possino però, eh? Allora, ecco qua. Weizenmehl, ne è vero, lo vedete, vuol dire farina. Eccola qua, della marca Tip. Adesso, fatemi prendere. Aspettate un secondo, eh. Miau. Il cucchiaio non ce l'ho perché era sporco di cioccolata. Ecco qua. Uno, due. Una canzone. Commit mir ins Abenteuerland. Und tu aus deine Weise, deine Fantasie, schenk mir ein Land. Das Abenteuerland. Ok? Va bene? Sono invecchiata? Yuhu! Ok. Allora, poi. 6. Racconta un feticismo assurdo, inventalo e sii più credibile possibile. Allora, feticismi assurdi io non ne ho, ma ne ho inventato uno e sarebbe: io mi eccito terribilmente se sento qualcuno che mentre si fa mi recita Dante. My God, com'è eccitante sta cosa, veramente. Tutta la Divina Commedia a memoria, è un feticismo super strano. Poi, se lo fai aggiungi il sale, altrimenti aggiungi uno spicchio d'aglio. Schifo, meglio il sale. Ecco qua, questo è il mio sale, io lo tengo così in casa, mozzicato, mozzato. Eccolo qua, adesso lo vado ad aggiungere, un bel pizzichino di sale, guardate, qua dentro. Adesso, che cosa bisogna fare? Bisogna. Punto 7, mescola il tuo drink e bevilo e descrivine il sapore. Non ho scordato qualcosa? Allora, ricapitolando, la prima volta si mette l'olio, se ci sei riuscito, non ci sono uscita, quindi l'olio. La seconda volta si può aggiungere lo zucchero e l'ho fatto. La terza volta si può aggiungere biscotto sbriciolato o miele. Ho messo i cornflakes perché non avevo né il miele né i biscotti. Quindi
Quarto, i calzini, aggiungi dell'acqua o del ghiaccio, e ho aggiunto l'acqua. 5, farina sulla testa, eccola qui, e aggiungi, ecco, vedi che avevo scolato qualcosa, aggiungi dado o una spezia a tua scelta. Immaginavo che ci mancava ancora qualcosa, infatti mi ero portata il mio Majoran Geat, Spitzenqualität aus dem Garten der Natur, sogar, pensate un po', ecco qua, vedete, adesso vi faccio vedere, oi là, come mi piace il profumo della maggiorana, non sarà tanto buono qua dentro, ma comunque, ecco qua, vedete, non so se potete, non vorrei che mi cascasse perché il telefono è sul computer, vedete un po', ecco, vedete che schifezza, ignobile, inusitata, invereconda, ok, adesso c'è tutto. Aggiungi il sale, l'ho già fatto. Quindi adesso con questa bellissima coperta da donna delle caverne vado a mischiare. Gnau, 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 gnau. Loffa, aiuto! Mamma mia. Paura. Mischia, 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 mischia. Oddio mio. Eccolo qua. Prost. Però, un altro goccetto. Buono, mi piace. Acqua frizzante, maggiorana, sale, zucchero, olio e cos'altro? E cornflakes. Prost. Di cosa sa? Sa di pizza andata a male, visto l'origano e l'olio. Una pizza non lievitata andata a male. L'acqua frizzante sembra il lievito. I cornflakes. La croccantezza di questa pizza andata a male, avariata di 20.000 anni fa. Ragazzi, vi saluto. Spero di avervi rubato un sorriso, anche due. Ringrazio infinitamente Eloffina ad avermi taggato e a mia volta tacco. Tacco. Dai de tacco, dai de punta, quante banato, rassunta. Tacco. Taggo Alessandra di An Angel. Ciao. E ragazza Rossetto non la posso taggare perché l'ha già taggata la Loffa in persona. Ha avuto questo onore. Titus 1991 non lo posso taggare, idem cum patatis. Quindi non mi resta che taggare Anita Consalvi. Ciao a tutti, un bacione, grazie di aver visto il video. Ciao! Miau! Miau, 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 miau. Adesso me lo finisco di bere. Ciao amici! Non male, non male.